Non sei così ombra, ormai è palese che sta dando una mano e grossa all'organizzazione sia la Beach Sport, oggi 3 contro 3 la FIP. Un bel impegno per provare a valorizzare questo movimento calabrese che non hai mai dimenticato, insomma. Potevi andare tranquillamente a San Giovanni Valdarno, non lo so, da qualche parte. Meglio rimanere in Calabria, sicuramente, non c'è dubbio. No, siamo molto molto contenti di come sta andando quest'estate. Questa è un'altra tappa importante perché c'è anche estate dietro. I vincitori del torneo Open potranno giocarsi il Challenger venerdì per poi avere eventualmente la fine nazionale sabato e domenica. Siamo molto contenti di aver potuto far partecipare anche Under 16 femminile nel circuito LB3. Le ragazze si sono conquistate l'accesso alla fine nazionale di Roseto degli Abruzzi. Stiamo provando a mettere un po' di carne al fuoco, a far partecipare, a dare opportunità di partecipazione. E continueremo anche in questa estate e nelle future. Sono consapevole che stai lavorando individuale con tantissimi ragazzi del posto, Franco Gaetano su tutti, e c'è voglia di fare pallacanestro, di migliorarsi anche l'estate? Sì, Franco sicuramente, Francesco Giampà, in realtà non tanti. C'è voglia da parte di qualcuno di continuare a migliorare, a lavorare, che si vede che c'è passione, perché mettersi con questo caldo a lavorare sulla tecnica non è sicuramente una cosa da tutti. So che anche a Reggio Calabria si sta lavorando con qualcuno negli anni passati. Gaetano Gebbe sicuro, ne sono sicuro senza saperlo. No, sicuramente sì, ma tanti ragazzi hanno voglia e ci provano ogni estate, mentre altri invece staccano un po' la spina, vanno in vacanza, è una cosa assolutamente ragionevole. Bisognerebbe un po' che si aumentassero i numeri, fare giocare più persone, poi man mano la passione arriva. Anche al soccorso si stanno allenando periodicamente, insomma, quindi i ragazzi la passione ce l'hanno, bisogna coinvolgerli e dargli tutte le chance che si meritano. La domanda che mancava l'altra volta, riforma dei campionati e dello sport, è una domanda duplice, domanda che sto facendo un po' a tutti. E volevo il tuo pensiero, anche perché hai la carta d'identità giusta per poter valutare cosa sarà del tuo futuro lavorativo. Ma la riforma dei campionati intanto è stata programmata, si sapeva come sarebbe andata, c'è anche quest'anno sarà più o meno di transizione per le categorie dalla A2 alla C e alla D anche inclusa, e ci si assesterà tra due stagioni. Io sono sempre stato uno sponsor di A1, A2, B1, B2 e C unica. Sono molto d'accordo su questa formula. Penso che il livello medio si alzerà in tutti questi campionati, si alzeranno le opportunità per i giovani di giocare, perché credo che aver tolto l'obbligatorietà degli under non vorrà dire per le società non prendere ragazzi giovani, ma tanti approfitteranno anche per l'aumento dei parametri, quindi delle spese, a far giocare ragazzi più giovani e provare un po' a tenere il portafoglio sotto controllo. E quindi, come sempre, cambiano le formule, cambia tutto, ma trovando la strada giusta all'interno delle regole sicuramente si può far bene, si può fare tanto anche con questa nuova formula. Riforma dello sport? Ah, ci voleva, era ora. Sono anni che se ne parla e finalmente pare che l'anno prossimo potremo versare per la prima volta i contributi, i fantomatici contributi, perciò siamo molto... Io personalmente penso che sia un passo dovuto in un paese occidentale essere considerato come un lavoratore, cosa che molto umilmente penso di fare ormai da qualche anno. Bisogna sicuramente migliorare, continuare a ottimizzarla in qualche maniera, a renderla sempre più funzionale alle esigenze delle società e dei lavoratori, appunto. È chiaro che anche questo porta verso una forma più seria di pensare allo sport. Ho letto le cronache di Livorno, ho letto una bella intervista e anche una bella dedica verso una persona che non c'è più, che da lassù prova a vegliare tutti voi allenatori dalla Sicilia, considerando Trapani, passando per mezza Italia, perché abbiamo veramente in tante parti d'Italia, ovviamente passando per Reggio Calabria, dove è stato l'ideatore della scuola di basket in nero arancio, quella al quale insomma si è aggregato successivamente quasi subito Gaetano Gebbia, ingaggiato dalla Stella Azzurra Roma.
e dalla quale sono usciti tantissimi allenatori. Tu sei figlio cestisticamente di quel settore giovanile come giocatore, però è chiaro che la storia insegna. Adesso sei lì a casa sua fondamentalmente, ti fa un po' strano? Onestamente è un'emozione. Io posso dire di essere nipote di quel, di quel contesto lì. È un'emozione. Intanto sottolineo il fatto che il settore giovanile della Viola con Gaetano Gebbia e Benvenuti ha iniziato a fiorire dal 1983, che è l'anno in cui io sono nato. Da quell'anno in poi sono fatti tanti passi, c'è stato un lavoro costante, programmato, tant'è che poi è culminato nel 95 con lo scudetto dei ragazzi 78-79, se non sbaglio. Quindi comunque si parla di 12 anni dopo, di lavoro spalmato in 12 e poi più anni, perché fortunatamente è proseguito ancora per un po', quindi a testimonianza del fatto che la storia ci deve insegnare, ma non solo a avere lo stemma addosso, a creare opportunità e lavoro e lavorare costantemente con pazienza con dei professionisti veri. Tutto questo era spinto da una società e delle persone che erano, intanto io li chiamo illuminati per l'epoca, sicuramente sto parlando del giudice Viola e dell'ingegnere Scambia, che erano il motore trainante di tutto quello. La storia bisogna conoscerla e tenerla sempre ben presente, poi ovviamente ci affacciamo ai nostri tempi. Io sarò anche questa stagione, sono entusiasta di questo, in un posto anch'esso storico dove di Benvenuti si parla continuamente. Io non l'ho mai conosciuto, però sono sicuramente uno dei prodotti del lungo termine di tutto quello che si è fatto a Reggio Calabria in quel momento. Sì, e chiaramente in bocca al lupo per la tua nuova stagione agonistica. Sapevo che eri l'ultimo, eri la riserva della lista per entrare a Ginobili, poi per fortuna qualcuno è saltato, eri il 51esimo, ne è valsa la pena. Ne è valsa la pena, sì, devo dire che chiaramente per me Ginobili è sempre stato un mito. Quando giocavo a Reggio Calabria io giocavo col Villa San Giovanni, ho giocato una partita a Modena davanti ai suoi occhi e lui all'epoca era un giovane di A2. E poi chiaramente l'abbiamo seguito tutti e devo dire che quella mattinata è stata un'emozione assurda, e sono rimasto a sorridere, a guardare un po' tutte le facce della gente che c'era lì, e a vedere nei loro occhi la gioia di ritrovarsi un campione assoluto, definito da un certo Diego Armando Maradona come l'argentino più forte di tutti i tempi, e quindi stiamo parlando di una figura di primissimo livello. E la cosa che più mi ha impressionato, ma che sanno tutti, è la sua attenzione, la sua umiltà, la sua voglia di confrontarsi e di rispondere a tutte le domande che gli sono state fatte, ha dato retta praticamente a tutti quelli che eravamo là, quindi si parla di un fenomeno totale. Io sono rimasto tutta la mattina lì appunto a guardare più che altro, e sono molto felice di aver avuto questa opportunità. Grazie mille.